È arrivata Pasqua. Anche quest'anno la celebrazione della veglia pasquale ci consegnerà il grande annuncio che Cristo è risorto da morte. È un annuncio che coinvolge la nostra vita. Non si tratta semplicemente di un annuncio intellettuale o, peggio ancora, meramente religioso. È una notizia che ti cambia la vita. Cristo ha distrutto la morte, l'ha distrutta per sempre e ci chiama a entrare nella sua vita. Del resto Pasqua significa proprio questo. Pasqua è passaggio dalla morte alla vita, da una situazione esistenziale di prostrazione, di negatività, di annullamento, a una situazione di gioia, di esistenza piena, di esistenza in cui abbiamo la certezza che Dio ha riempito la nostra vita. Sono bellissime le celebrazioni del Triduo, lo sapete, dal giovedì sera al venerdì, alla veglia pasquale. Giovedì sera la messa in cena Domini, nella cena del Signore, nella quale ricordiamo l'istituzione dell'Eucaristia e ricordiamo il gesto scandaloso di Gesù che, cintosi di un asciugatoio, lava i piedi ai Suoi. Il venerdì e il sabato santo, giorni nei quali per antichissima tradizione la Chiesa non celebra l'Eucaristia perché lo sposo è stato tolto. La croce, l'adorazione della croce il venerdì santo, che è un rito straordinario in cui tutta la Chiesa guarda a colui che è stato trafitto. Il sabato santo, giorno in cui tutta la terra tace, perché il Re dorme nelle profondità della terra. E nella veglia pasquale, che Agostino chiama la regina delle veglie, in cui una liturgia straordinaria che comincia con la liturgia del fuoco e con l'accensione del cero nuovo, ci dice che il Re ha vinto la morte. Cristo non è più soggiogato al potere degli inferi, perché ora attraverso la sua risurrezione ha sconfitto la morte e comunica anche a noi la sua vita. Allora penso che sia questo l'augurio più bello che possiamo farci. Il Signore risorto ci dona la sua vita. Lo dicevamo, Pasqua è passaggio dalla morte alla vita vera. Allora che possiamo vivere davvero questa rinascita, che le nostre morti interiori, le nostre situazioni spiacevoli, le nostre angosce, quelle situazioni negative che la quotidianità sempre ci riserva, possano essere, in forza della sua risurrezione, trasformate, trasformate in luce, trasformate in occasione di grazia. E se lo lasceremo entrare nella nostra vita, sarà veramente Pasqua per ciascuno di noi. Allora il Signore è risorto, ci dice la liturgia. Sì, è davvero risorto. Ci precede in Galilea e ci accompagna per le strade della nostra vita. Buona Pasqua, cari amici.